Militari del Comando Provinciale delle Guardie di Finanza di Reggio Calabria e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno dando esecuzione in Italia e all'estero a un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del locale tribunale, che dispone il sequestro di beni riconducibili a un sedicente promotore finanziario reggino, ritenuto essere il vertice di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati quali l'abusiva raccolta e gestione del risparmio, la vendita di strumenti finanziari fasulli, l'autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, ingente patrimonio sottoposto a sequestro è costituito da oltre 4.000 preziosi, tra cui diamanti, collane, bracciali e anelli in oro, nonché da orologi di lusso per un valore complessivo superiore a 2 milioni di euro. Nel corso dell'indagine è emerso come il proposto, agendo sotto lo schermo di società finanziarie appositamente costituite, avrebbe ricevuto denaro da centinaia di risparmiatori residenti in tutta Italia, prospettando rendimenti particolarmente allettanti. La raccolta del denaro sarebbe avvenuta mediante la stipula di contratti nell'ambito di un sistema piramidale, il cosiddetto schema Ponzi. La divergenza tra gli esigui redditi dichiarati e le effettive disponibilità del falso promotore finanziario, ricostruita dai finanziari e corroborata dalle dichiarazioni dei risparmiatori raggirati, è stata ritenuta idonea a configurare la pericolosità sociale del soggetto, considerato che il medesimo viveva abitualmente dei proventi illeciti derivanti dalle attività illegalmente esercitate. A seguito di tale approfondimento, la sezione di misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha decretato l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro funzionale alla confisca del richiamato tesoretto, nonché delle disponibilità finanziarie individuate in Italia, Spagna e Germania, riconducibili all'abusivo promotore finanziario. Secondo ed ultimo giorno degli stati generali della natalità all'Auditorium Conciliazione di Roma. Oltre a diverse personalità appartenenti al mondo politico, economico e sociale, l'ospite attese di venerdì 10 maggio è stato Papa Investimenti Francesco. che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncettivi. Uno distrugge la vita, l'altro impedisce la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. Qua futuro ci spera, è brutto. Per Bergoglio urgono politiche efficaci a livello istituzionale insieme a scelte coraggiose, concrete e di lungo termine. Non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici. Il numero delle nascite è il primo indicatore della speranza di un popolo. Senza bambini e giovani, un paese perde il suo desiderio di futuro. Oggi all'Istituto Ardizzone Gioieni ci sarà la conferenza stampa per la presentazione di un progetto sulla cultura accessibile, progetto portato avanti dalla cooperativa Mare di Firenze. E qui con me abbiamo l'assessore regionale alla funzione pubblica Andrea Messina. Un progetto che già è partito nella zona di Enna, infatti Enna, Piazza Armerina, Aidone. Quanto è importante una cultura accessibile, assessore? È importante e soprattutto è indispensabile per cercare di fruire il più possibile di quelli che sono i nostri servizi e quindi cercare di elaborare insieme tutte quelle strategie che possono mettere in condizione ideale di poterne fruire le possibilità, divenga obiettivo non solo delle istituzioni di settore, ma anche chiaramente del governo della regione. La Sicilia è un museo a cielo aperto, sia dal punto di vista monumentale, dal punto di vista storico, anche dal punto di vista naturalistico. Quindi la Regione lavora ogni giorno, soprattutto all'interno della propria finanziaria, cerca di destinare le risorse per cercare di dotare tutti i nostri siti di quei servizi essenziali, a partire dal personale, a partire anche dagli strumenti tecnologici, per cercare di mettere l'osservatore, il turista, il visitatore in condizione migliore possibile per poter fruire e conoscere i nostri tesori. Ideatrice di questo progetto, la cooperativa Mare, qui con me la presidente Francesca Merz. Quando è nata l'idea?
Allora, la cooperativa è molto giovane e abbiamo solamente 2 anni. L'idea è nata oramai molto tempo fa, invece, cercando di comprendere come per l'appunto il patrimonio fosse difficoltoso, diciamo nell'accesso da parte delle persone con disabilità e non solo. Abbiamo cercato di semplificare il più possibile l'accesso appunto ai contenuti per quello che riguarda non solo i musei, ma anche interi borghi. E oggi presentiamo proprio questo, ovvero 3 percorsi all'interno di Enna, Idone e Piazza Armerina che vogliono valorizzare il patrimonio però in un'ottica design for all, come la chiamiamo noi, quindi per tutti e per tutte. È un progetto che è stato finanziato tramite il Ministero dell'Economia, quindi tramite Invitalia per il 90%, la restante parte invece l'abbiamo messa noi, e che tende per l'appunto a valorizzare il patrimonio in un'ottica design for all, quindi per tutti e per tutte. 17 milioni di euro dalla regione siciliana per il pagamento di contributi economici in favore dei disabili gravissimi per il mese di aprile 2024. Le risorse a valere sul Fondo per la disabilità e la non autosufficienza saranno destinate a tutte le ASPE dell'isola sulla base della comunicazione del numero delle persone che hanno diritto al beneficio economico. I soggetti censiti al mese di aprile risultano 14.358. Ci troviamo qui in questa splendida location alla Baia Verde, che è sul mare, qui a Catania, lambita da questa bellissima giornata di sole. Non potevamo avere niente di meglio qui nella nostra bellissima Sicilia, dove si sta svolgendo questo importante congresso nazionale AISOT, che è Associazione Italiana Specializzandi Ortopedia e Traumatologia. È un convegno sicuramente all'avanguardia, un fiore all'occhiello, perché oltre alla parte teorica c'è anche la parte pratica, che, come ci spiegheranno qui i nostri professori, preparano anche i giovani a queste nuove tecniche che si sono venute a creare proprio per evitare nella deambulazione e in quant'altro. Sono qui con i nostri presidenti onorari dell'AISOT e sono con il professore Vito Pavone per Catania e invece il professore Michelangelo Scavone per Pisa. Ecco, allora. Buongiorno, per noi è un grande piacere avere organizzato per la prima volta in Sicilia il 10° congresso nazionale dell'AISOT, l'Associazione degli Specializzandi. Gli specializzandi sono la nostra linfa, sono la nostra vita, sono coloro i quali noi dobbiamo formare e vogliamo formare perché rappresentano il nostro futuro, gli ortopedici del domani, e averli avuti a Catania è per noi un grande onore. Abbiamo riservato loro un programma molto, devo dire, accurato. Ci sono delle sessioni pratiche, delle sessioni teoriche. Abbiamo dato loro la possibilità di essere i veri protagonisti del congresso, come è giusto che siano. Infatti sono loro che hanno esposto i casi clinici e insieme ad una faculty che, devo dire, è molto ben rappresentata, perché ci sono tutti gli ortopedici di tantissime sedi istituzionali, di tantissimi atenei, che hanno contribuito con il loro sapere, con la loro scienza, a creare una discussione estremamente formativa per loro, per i nostri ragazzi. Bene, qui abbiamo il professore Michelangelo Scaglione, che da Pisa, quindi abbiamo le due realtà, Catania e Pisa. Ecco, un po' come vede questo convegno e quindi un po' come vi strutturate anche a Pisa. Ma il convegno è stato e sarà molto interessante, perché questi ragazzi sono bravissimi. Bisogna pensare che loro sono il nostro futuro, quelli che cureranno le nostre fratture, quindi li dobbiamo preparare bene. Differenze fra Pisa e Catania è solo una questione, l'Italia è lunga, quindi una... Geografica, solo geografica. Ogni tanto col professor Pavone, che siamo amici, ci confrontiamo, a differenze non ce ne sono. Ci possono essere differenze sull'organizzazione strutturale, ma da un punto di vista professionale ortopedia uguale dappertutto. Il problema che abbiamo affrontato oggi è molto importante, è quello del planning for learning, cioè pianificare per imparare, per apprendere, cioè in modo che questi ragazzi sappiano, prima di entrare in sala operatoria, discutendone con noi ovviamente, sappiano cosa bisogna fare durante l'intervento. Cioè, pensare di cominciare un intervento senza averlo pianificato, oggi non è più concepibile.